Siamo qui con il professor Edoardo Gronda. Professore, qual è la componente innovativa del discorso che ha trattato oggi? Beh, il fatto è che l'insufficienza cardiaca, che è una malattia in continua crescita, è stata di fatto anche la parte della patologia cardiovascolare che ha ricevuto la più ampia riduzione di mortalità nei passati 30 anni dalle cure che abbiamo provveduto. Purtroppo questa mortalità è stata ridotta soprattutto limitando le conseguenze della malattia senza risolverne alla radice le cause. Abbiamo imparato a trattare una delle componenti del problema, che è la parte soprattutto neuro-ormonale, con i farmaci che tutti conoscono, gli ACE inibitori, gli antirecettoriali e gli antialdosteronici, ma questo è un target, un obiettivo della terapia che tocca solo uno degli aspetti del problema. Adesso stiamo guardando gli altri aspetti che fanno capo all'attività del simpatico, cioè di tutto il sistema autonomico che governa la risposta funzionale nel soggetto normale e che determina le conseguenze patologiche in presenza di malattia. Abbiamo adesso a disposizione nuove soluzioni, come per esempio la neuromodulazione. Abbiamo fatto un'interessante esperienza e altri dati stanno per aggiungersi sull'uso dello stimolatore barorecettoriale. Questo tipo di stimolatore ha dato una risposta molto incoraggiante, riducendo in maniera impressionante il numero di giorni di ospedalizzazione nei pazienti che sono stati curati. Noi crediamo che questo sia un approccio innovativo non solo per quanto riguarda l'insufficienza cardiaca a frazione d'eiezione depressa, ma potenzialmente anche per quella a frazione d'eiezione conservata. E in questa strada noi vogliamo continuare a ricercare.